Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi parliamo di automobili e precisamente parliamo del meccanismo di bloccaggio della portiera della macchina. A me si è rotto e quindi ho dovuto aggiustarlo. Cosa era successo? In pratica io tiravo la levetta e la portiera non si apriva. Quindi andremo a smontare il pannello della portiera, quello che sta all'interno della macchina, così andremo a vedere come funziona questo meccanismo, cioè cosa succede quando io tiro la levetta e perché si apre la porta. Lo capiremo oggi, così potrete farlo anche voi nel caso vi succedesse. È un meccanismo veramente semplicissimo. Per quanto riguarda il pannello della portiera, lì varia da macchina a macchina, quindi dovete andare su internet per capire come smontare il pannello della vostra macchina. Una volta arrivati al meccanismo, invece, sono tutti uguali, meccanici. Come vedrete, c'è solo un filo di ferro, ma lo vedrete. Quindi io non voglio anticiparvi null'altro, per cui vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Bene signori, ora la prima cosa da fare è smontare il pannello della porta. Quindi bisogna andare a individuare in base al vostro modello di auto dove sono le viti che bloccano il pannello della porta. Possono esserci molte viti nascoste in molti posti. Se cercate su internet in base al vostro modello sicuramente trovate come smontare il pannello. Quindi mettiamoci al lavoro, smontiamo il pannello e vediamo un attimino che cosa c'è dietro.